Buongiorno. Buongiorno. Le chiedevo se avete Paris Was Yesterday di Janet Flanner. Allora, Janet Flanner, Paris Was Yesterday. Yesterday. Allora, vediamo un po'. No, non ce l'abbiamo, sa? Perché non è mai stato tradotto in italiano. Mai? Mai. Ma com'è la corrispondente da Parigi del New Yorker? Sembra strano. Non c'è. Niente. Va bene, quindi da nessuna parte lo... Mi sa che sarà difficile trovarlo da qualche altra parte, non è mai stato tradotto, ah, quindi... Va bene, grazie. Prego, prego, grazie, arrivederci. Cosa ho scritto io? Elizabeth Bishop, no? Sì, Elizabeth Bishop, però l'ha scritto giusto il titolo, scusi, Nord e Sud. Beh, insomma, Nord e Sud, sì. Non è tradotto in italiano. Vabbè, mi scusi il disturbo, mi dispiace. Niente, niente. Quindi non è tradotto in italiano. Non è tradotto in italiano. Grazie, scusi, prego. Scusi ancora. Letters di Sylvia Beach. Quante sono le donne di cui ancora non sappiamo niente? Decine e decine di talenti, passioni, competenze, dimenticati, cancellati. Noi vogliamo portare alla luce la ricchezza di queste donne, che la storia l'hanno scritta con la loro vita, migliorando non solo la condizione di tutte noi, ma anche quella dell'umanità intera. Cosa ne pensi di Janet Flanner? Se la conosci? No. Gae Aulenti. Yeah, fantastico architetto. Gertrude Stein. Sentita, ma non ho idea. Patrizia Cavalli. Sì. Stilista. No. Allora, vabbè, però sicuramente conoscerai Sylvia Beach. In che senso, bitch? It's because women cannot be really appreciated in Italia. Per dare visibilità a questo universo inesplorato di donne, abbiamo fondato un'associazione culturale, Sentieri Sterrati. Attraverso Somara Edizioni, la nostra casa editrice indipendente, pubblicheremo testi ancora sconosciuti in Italia, ma anche opere inedite e audiolibri. La nostra prima pubblicazione sarà Donne della Rive Gauche, della studiosa americana Shari Benstock, per la prima volta pubblicato in Italia. Un testo fondamentale, nel quale sono raccontate nei dettagli le vite delle donne che popolarono la Parigi della prima metà del Novecento, dando vita ad un fermento culturale senza eguali. Vi piace il nostro progetto? A noi piacerebbe che ne faceste parte, contribuendo con i vostri pensieri, le vostre proposte, o anche solo segnalando storie, libri, opere. E poi avremo bisogno dei vostri anche piccoli contributi economici, necessari per realizzare progetti ambiziosi quanto costosi. Contiamo su di voi. Ma perché noi facciamo? No, perché mi sento che mi parte un occhio. Sylvia Beach.